Eccomi Agata, buongiorno a Eccoci tutti. qui, buon pomeriggio, bellissima Federica, come stai? Io stavo cercando di chiamarti dal mio profilo. Beh, guarda, con la tecnologia ormai ci siamo dovuti inventare l'impossibile, per cui vedevo che provavi a metterti in contatto con me, ma in altro modo, per cui non riuscivo a risponderti. Tu oggi ti trovi nella tua bellissima Roma? A Roma, sì, sono a Roma, oggi sono venuta in ufficio per te. Grazie, grazie. Ma senti, fammi vedere un po' il mondo, il tuo mondo dove lavori. Cosa ci Subito. puoi... Sì, mettici, come dire, qui a stretto contatto con la tua realtà Adesso professionale. te lo faccio vedere. Sì, è una cosa che non abbiamo mai fatto, però secondo me è proprio divertente, cioè è bello poi Vedi, vedere la questo è il differenza. mio ufficio, Ecco, in questo questo è il disordine. tuo. E beh, ma il disordine è frutto di creatività. Che devi... Eccoci qua. Eccoci qua, ecco lì vedo la palette di colori. Cosa Sì, stiamo preparando? dopo ne parliamo. Ora, Eh sì, eccoci qua, vedo che eccoci qua. abbiamo un Sì, sacco di persone che ci stanno seguendo. assolutamente sì, abbiamo tantissime persone che ci seguono e che ringraziamo perché il loro sabato pomeriggio, la pausa caffè, la stanno trascorrendo con noi, noi senza caffè, ma virtualmente con loro. Vero. In questo caso anche attraverso i social. E allora Federica, la tua storia è una storia assolutamente straordinaria. Noi ci Dove tu hai siamo... partecipato anche un pochino? Cosa, Tu hai scusami? partecipato anche? Eh sì, io ho partecipato. L'ho partecipato, sì, ero lì in giuria Eri in giuria tra i nel giurati che ti hanno... 2016. Eh sì, a Milano in occasione della settimana della moda, quando tu appunto hai vinto il premio. E tutti già parlavano di questa Federica Tosi e io mi chiedevo, ma questa ragazza Federica Tosi, perché ne parlano tutti tantissimo? E sono tutti così entusiasti? Ero proprio incuriosita di conoscerti, ricordi? Dunque, se non erro, era il 16 giugno del 2016. 2016, sì, tra l'altro c'ho anche il mio premio qua, dopo te lo faccio vedere. Esatto, Ho la esatto. targa. In quell'occasione noi, insomma, tecnici Tu del eri in mondo della giuria, moda. sì, tu eri in Sì. giuria, me lo ricordo perfettamente, che poi mi hai fatto pure un'intervista subito dopo. Mi Esatto. ricordo che ero emozionatissima. Era calcola che poi era la seconda collezione ed era forse la prima collezione vera e propria, cioè strutturata a collezione, erano già abbastanza capi. Allora, posso dire una cosa che ricordo di quel nostro primo approccio? Mi ricordo che tu, sì, eri emozionatissima, ma ricordo un'altra cosa che mi dicesti man mano che mi facevi la collezione, perché appunto noi giurati dovevamo visionare la collezione di questi concorrenti e appunto mi dicesti, quasi giustificandoti, guarda, questa è soltanto una parte della collezione, chiaramente tutta la collezione ce l'ho da un'altra parte, Perché ma potevo qua... portare solamente 10 capi, 10 o 12 capi mi sembra, perché lo spazio per la giuria per far vedere la collezione era piccolo, no? E quindi non potevamo portare tutto. E quindi la cosa più difficile in quel contesto era stato proprio scegliere tra i 60-70 pezzi di collezione i 10 giusti, perché magari dici piacciono a me ma non piacciono a loro, colpisce più questo, colpisce più quello. E poi mi ricordo che alla fine avevo portato tutto questo pacchetto di righe. Quell'anno avevo Lo fatto una ricordo collezione, perfettamente, sì, le con una righe tuta delle righe. bellissima, una tuta veramente che era particolare, era ancora un bellissimo ricordo, quando la vedo è super attuale. E quindi alla fine portai questo pacchetto bianco e azzurro con delle cose poi in pelle, con il bianco, e quindi... E quindi da lì è iniziata la storia di successo di Federica Tosi. Quindi diciamo che sono felice perché mi sento in parte di aver contribuito, scaramanticamente parlando, anche a questo momento di inizio, no? Sì, Questa... assolutamente sì. Beh, E è stato un appunto... premio comunque, un premio importante, è stato io lo dico sempre, un acceleratore, perché mi ha dato la possibilità comunque di farmi conoscere magari anche a livello di stampa in maniera più veloce, no? Anche perché tu, Federica, praticamente da subito sei entrata a far parte dei brand contemporary all'interno dei best shop italiani. Ricordiamoci il progetto lanciato appunto da Camera Buyer, su idea di Beppe Angiolini, il nostro grande amico e influencer Beppe Grande Angiolini. Beppe, Esatto, in bravissimo. quell'occasione.
Esatto, in quell'occasione anche lui ricordo che era assolutamente lui, Mario Dell'Oglio, eravamo tutti assolutamente Ai all'unanimità tempi era Mario d'accordo. Dell'Olio, sì, e poi c'era tutta la giuria, c'erano, mi ricordo, Bernardelli, Degli Effetti, Gaudenzi, c'erano tantissimi nomi. E poi in più c'erano tutti i Bayer esteri, no? Sì, esatto. Tra questi c'era anche la Elena Bugranova, presidente di Sì, Camera Bayer Russia. sì. Esatto, come no. Guarda, ricordo di quel momento anche una bellissima foto tutti insieme. Sì, C'era anche io. l'allora ministro alla moda. Sì. No, Sì, infatti, insomma, era ma poi è un stata bel... anche, sai, comunque l'emozione perché un premio su Milano, così dove comunque il comune di Milano era all'interno, no? Era molto inserito e quindi comunque il giorno dopo tutti questi articoli, insomma, me lo ricordo veramente, io ancora oggi mi emoziono, Sì, veramente. è stato, devo dire anch'io, da giurata è stato un momento molto bello, molto emozionante. Voi eravate tutti bravissimi, te chiaramente spiccavi insieme anche, devo dire anche a Matteo Tiela, che è Sì. quella di quell'anno, anche lui. Bravissimo, vabbè, ma allora, io dico sempre che tra me e lui è un artista, lui è una cosa Sì, è diversa. una cosa diversa, è un Sì, artista, sì. esatto. Ma dimmi una cosa, come nasce la tua passione per il mondo della moda? Te sei una figlia d'arte, raccontiamoci No, un po' di questa assolutamente storia. no, lo racconto sempre perché io non vengo da questo, ma venivo proprio da un mondo totalmente commerciale, quindi non pensavo. Vengo dal mio mondo da dove vengo, io ho iniziato con i gioielli. Io già lavoravo nei negozi Best Shop con la mia collezione di accessori di gioielli, quindi che era un'alta bigiotteria. Quindi, diciamo, il passaggio poi all'abbigliamento è stato, non ti dico casuale, però veramente era proprio perché questi gioielli ai tempi, ti parlo di tanti anni fa, non si vendevano facilmente in questi negozi di abbigliamento perché tutti avevano solamente i gioielli dei brand che compravano l'abbigliamento, quindi magari compri, non so, Gucci e c'hai gli accessori di Gucci. Invece io facevo questi accessori fashion, no? E ho creato questa distribuzione che non era male. Quindi a un certo punto un'azienda mi ha proposto di fare questa capsule di abbigliamento seguendo questa distribuzione. Mi ha detto, ma dato che hai tutti questi bei negozi, perché non provi insieme a noi ti supportiamo con la produzione? E ovviamente mi ci sono buttata a capofitto perché mi è E sempre quindi... piaciuto, mi ha sempre affascinato. Ti dico la verità, non l'ho fatta con lo spirito di pensare di fare una grandissima collezione. Pensavo, dico, vabbè, faccio un complementare, delle giacche di pelle, dei pezzi, no? Pochi pezzi. Invece, pochi pezzi la prima, pochi pezzi la seconda. Poi da quando tu Arriviamo a mi hai tanti conosciuto te, pezzi, ho che via. detto, no, voglio fare una collezione che porti il mio nome. Faccio uscire l'abbigliamento e gli accessori, stravolgendo il tutto e portando il mio nome. Tanto comunque metto sempre la mia faccia, dico, allora a questo punto chiamiamola con il mio nome italiano. L'azienda che mi produce è un'azienda pugliese italiana, E quindi. infatti, proprio ci stavamo arrivando a questa cosa qui, perché tu non solo sei italiana, hai scelto giustamente di produrre Di rimanere qua, in sì. Italia, quindi il tuo è un prodotto autentico, è un autentico made in Italy, e hai Sì, a parte che ti scelto... dico la verità, non saprei neanche se sarei in grado di andare a produrre fuori oggi, nel senso che io mi sono abituata, un po' viziata, perché ho un'azienda che comunque ha ancora è una grandissima azienda, però che è ancora gestita con una conduzione familiare, dove io diciamo arrivo e chiedo un sacco di cose, tipo guarda, per questi clienti avrei bisogno magari di fare questi pantaloni, ti faccio l'esempio, Mercato Cina, no? Le altezze, le gonne troppo lunghe, più corte, mi riescono ancora a fare delle cose personalizzate sull'esigenza. Oppure quando devo Certo. far soddisfare un cliente che mi dice: Federica, io avrei bisogno per una mia cliente, quel pantalone è finito, ma ho bisogno che me ne fai qualche altro pezzo in quella taglia. Insomma, sono tutte cose che puoi fare se c'hai un'azienda che sta qui e che ti supporta. E tu, appunto, parlando di aziende che ti supportano dal punto di vista della produzione, hai scelto un'azienda del sud. Parlando dell'unità d'Italia e di quanto sia importante la nostra... Il nostro Made in Italy, appunto, è scelto un'azienda che si trova in Puglia. Come Sì, assolutamente sì. E sono è anche, nato devo dire, questo sono rapporto? brevissimi. Anche lì è nato casualmente o sei stata indirizzata da qualcuno? No, diciamo che ci hanno creato un contatto, una persona, insomma, che fa questo di lavoro aveva creato questa connection che ci siamo subito trovati perché comunque loro già producevano per altri brand, hanno un brand loro e poi producevano anche per altre situazioni, ma il progetto di fare un
un brand un pochino più di nicchia, che non erano tantissimi pezzi, ma che comunque aveva una distribuzione particolare, avevano voglia anche loro di farle. Abbiamo provato, abbiamo scommesso insieme. Chiaramente poi, sai, ogni collezione tu non sai mai, no? Quello che riuscirai a fare. Però devo dire che le soddisfazioni penso che, insomma, ce ne siamo prese anche loro. Credo che fa piacere, no? Vedere comunque il prodotto realizzato e distribuito in certi negozi. A proposito di questo, ma quindi tu sei passata da una creatività dedicata alla bigiotteria ad un'altra creatività dedicata al mondo appunto dell'abbigliamento. Ma questo passaggio per te è avvenuto in modo semplice, naturale, oppure ti sei dovuta formare ulteriormente anche in tal senso? Adesso, guarda, ancora non sono, io dico sempre che ogni collezione impari tantissimo. Però diciamo che la grossa formazione è stare insieme alle modelliste e alle sarte, stare proprio in azienda. Io lì ho fatto la mia vera formazione, perché sai, all'inizio tu porti delle idee e dici: a me piacerebbe fare questo, fai uno schizzo, gli fai vedere quello che vuoi, poi va realizzato. Poi man mano che tu inizi a lavorare ti rendi conto che la storia è un'altra, la difficoltà di capire se con quel tessuto si può fare quella cosa, se poi dopo regge il tessuto, se va bene. E vedere una cosa magari come tutte le immagini, poi quando tu la vedi realizzata è diversa. E quindi diciamo che poi ti dico che la vera esperienza poi la fai con la conoscenza, ma lavorando, stando proprio a contatto con loro, così riesci a fare la tua esperienza e a capire. Adesso ho la percezione, so subito sentire un tessuto e dirti: no, questo non va bene, non è adatto. Ma sai, i primi tempi, no? E poi comunque anche imparare a conoscere i tessuti. Questa è stata un'altra. Poi su quello mi sono un po' appassionata, nel senso che a me poi avevo già questa predisposizione, mi piacciono tantissimo, quindi mi sono sempre interessata ai tessuti belli. Poi con loro lì ho spaziato. Certo, è un mondo, è il paese dei balocchi in qualche modo. Sì, ma poi sai, comunque anche fare la scelta di usare sempre i tessuti che non avevano il poliestere, i cotoni, la seta. I tessuti che tu impieghi nelle tue collezioni, quali sono principalmente? Principalmente uso la seta 100%, proprio la seta di Como, quindi anche lì comprata da un'azienda italiana. E poi comunque usiamo tutti quanti i cotoni e cerchiamo sempre di non mettere fibre sintetiche. Beh, del resto anche questo diventa un valore aggiunto per una collezione. Beh, sì, assolutamente, specialmente per una collezione come la mia, che all'inizio si doveva far conoscere, quindi doveva essere interessante sia a livello di stile, ma poi anche a livello di qualità e prezzo, perché Federica, oggi è fondamentale. Tu in pochissimo tempo sei riuscita a catturare il mercato, ma anche le celebrity. E proprio oggi, parlando di celebrity, appunto appena abbiamo pubblicato la locandina con con la tua intervista di questo appuntamento appunto di oggi pomeriggio, mi ha subito scritto, penso di poterlo dire, però, perché appunto Eleonora Bagnato, e mi ha appunto l'étoile Eleonora Bagnato, sì. Il nostro orgoglio italiano, il nostro orgoglio brutto siciliano, perché è bellissima. Eleonora è palermitana, esatto, è bellissima, è simpaticissima. E tra l'altro poi ieri sera lei ha indossato i miei gioielli, ha fatto una puntata d'amici e indossava i miei gioielli, quindi probabilmente... E infatti ha scritto proprio lei che ti adora, adora il tuo stile, per cui vedi, ecco, tu hai catturato anche il cuore delle celebrity. Ma sì, questa è una cosa particolare, nel senso che poi alla fine, sai, stando su Roma, noi sicuramente tutta la parte del cinema qui è più vicino, no? E già, ti ripeto, venendo sempre dal mondo degli accessori, avevo già tanti contatti con le stylist così, ma non mi sarei mai aspettata che nel momento che andavo a fare questa collezione di abbigliamento portava questo interesse su di loro, perché comunque spesso gli stessi negozi mi chiamano e mi dicono: è venuta X, ha comprato le tue cose. E questo comunque a me lusinga, ma poi anche i negozi sono felicissimi, ovviamente, no? Di avere questo tipo di pubblico. Certo, questa è una clientela, diciamo, che accresce anche il valore del prodotto, non perché il prodotto non sia un prodotto di eccellenza, ma sicuramente dà un valore aggiunto. E poi si sa come funziona il mondo delle celebrity, poi c'è il passaparola, no? C'è il passaparola, bravissima, sì. Poi devi sempre cercare di tenere una linea, una condotta, quindi non è che puoi vestire tutte, perché comunque il tuo brand, almeno per me, cioè mi piace vederlo a chi poi incarna il mio stile, no? E certo, è chiaro. Come ogni stilista che si rispetti, accade esattamente questo. Sì. Ma Federica, è fisiologico, però succede in automatico poi questo, Sì, perché poi probabilmente sì, certo, non si programma, esatto. È come un po' per noi giornalisti, quando decidiamo di intervistare qualcuno,
in modo particolare, lo facciamo proprio una questione anche di trasporto, oltre che di notizia, ci deve essere anche l'empatia giusta durante la chiacchierata, altrimenti diventa soltanto una conversazione così formale da poi dover ritrascrivere, punto. Ma allora Federica, tu hai trascorso anche tu, come tutti noi, 2 mesi in meditazione causa forza maggiore, lockdown, ma so che per una meditazione questo... forzata. Sì, ma per te sono stati mesi produttivi comunque, perché tu nel frattempo hai elaborato tante nuove idee. Ho elaborato tante nuove idee, ma poi ho anche pensato tanto, perché sicuramente anch'io avevo bisogno un attimo di fermarmi, perché questi ritmi che un pochino ti portano alla moda a entrarci dentro totalmente, non ti fanno più rendere conto di quello che ti passa accanto. E quindi produci la collezione, usciamo con la collezione, vendiamo la collezione, ma subito dobbiamo farne un'altra, non hai veramente più il tempo di fare focus. E diciamo che questi mesi sono serviti per farmi ragionare, farmi vedere anche che comunque devi... Io faccio un prodotto che è molto essenziale, perché ho sempre lavorato su una collezione che comunque ha dei tagli basici, dettagli, dove voglio vestire una donna che comunque va a lavorare, che comunque è dinamica, va al lavoro, ma poi va alla festa, poi esce la sera, no? Quindi ho pensato che comunque questo correre forse mi può far perdere di vista ciò che ho davanti. E in questo periodo di lockdown, diciamo, tutte anche queste dirette che abbiamo fatto, il fatto di leggere tutti i commenti che ti scrivevano le clienti e rispondere personalmente alle clienti, anche sentire i loro pensieri, ti fa capire tante cose, ti fa vedere che comunque c'è bisogno intanto del contatto. È fondamentale. Perché piace, no? Ne hanno bisogno. Tutti avevano la mancanza di entrare nel negozio, ma anche di sognare. Non è detto che devi entrare per spendere o per comprare, anche per vedere, perché comunque, no? La moda è una cosa bella che tu puoi, a prescindere se ti puoi permettere o meno un abito, ti piace guardarlo. A tutti. Beh, per chi ama fare shopping, esatto, per chi ama fare shopping, il momento dello shopping è anche un momento di analisi, è un momento in cui tu osservi e poi scegli, osservi, guardi tutto, provi quello che ti piace e poi scegli. Per cui sì, è questo che fondamentalmente è mancato, la possibilità del contatto fisico con... Quindi poi questo modo digital e social forse anche, però di contatto, alla fine mi ha tenuto, cioè mi ha dato sempre tanti nuovi spunti, no? Intanto adesso uscirò con la collezione, la mia collezione invernale che ho finito di vendere durante il lockdown, l'ho mandata in produzione e la mia azienda mi ha supportato anche in questo, nonostante... Allora, tutto. Federica, fermaci un attimo, spieghiamo perché non tutti magari sono dei tecnici nel mondo della moda, okay. Non appunto i nostri meccanismi. E appunto, come hai fatto a vendere la collezione in questi 2 mesi di lockdown? Perché magari rischiamo di rendere il messaggio fuorviante, cioè tu hai venduto chiaramente ai tuoi buyer, ai tuoi compratori, esatto. E allora, intanto io sono, partiamo dal presupposto che allora, sono rappresentata da uno showroom che è Riccardo Grassi, che nel mondo della moda insomma si conosce, certo. E noi usciamo normalmente con 2 collezioni, una pre-collezione che si presenta a gennaio e poi una main collection che si presenta a fine febbraio, inizio marzo. Quindi noi la nostra pre-collezione fortunatamente l'avevamo fatta, avevamo fatto tutta la nostra campagna vendite. Per chi non è del settore, quando si parla di questa pre-collezione si parla dell'inverno che sta arrivando, quindi l'FV 2021. Invece la main collection, che è sempre la parte, diciamo, solida, no? Diciamo, perché comunque è un pochino la chicca, e abbiamo potuto fare solo 3 giorni di showroom. I buyer internazionali erano già pochi perché si cominciava a parlare già di questo febbraio COVID. È stato un momento sicuramente abbastanza... Siamo andati comunque sia a Milano che a Parigi, con tutto il coraggio con tutto il coraggio. Adesso ti dico con tutto il coraggio. Tutti. Ora ti dico con tutto il coraggio, dopo tutto quello che è successo, sì, tu calcola che io sono tornata da Parigi che era il 4 marzo, quindi insomma, proprio in pieno, no? E a quel punto chiaramente la campagna vendita non è potuta continuare perché c'è stato il blocco e per continuarla lo showroom si è subito dato da fare. Abbiamo creato delle mini sfilate con dei mini video, dove registrandole in showroom,
E dal giorno dopo del lockdown abbiamo cominciato a lavorare con tutti i nostri clienti in maniera digitale, mandando questi link e il cliente vedeva il video, WhatsApp, abbiamo usato qualunque mezzo per arrivare. Ti dico, non è stato facile perché? Perché non tutti vogliono comprare una collezione senza toccarla. È ovvio che magari è facilitato un cliente che ti conosce Conosce già già, i brand, certo. ma non, anche lì però è normale che su determinati tessuti, se io ti faccio vedere una cosa da qua, tu puoi dire bello, sì, ma Chiaramente manca il tatto, quindi non questo si non c'è. nota. E potrebbe essere un crepe, potrebbe essere una seta, potrebbe essere una viscosa. Certo. Quindi è ovvio, le problematiche ci sono state, però ce l'abbiamo fatta perché veramente, anche secondo me, lo sforzo degli stessi negozianti di non mollare, perché tanti non hanno mollato, hanno detto vabbè, compriamo magari un po' meno, ma compriamo, diamo continuità. Io cercavo sempre di passare un messaggio positivo, dicevo vabbè, ricordatevi che state comprando il prossimo inverno, Esatto. magari abbiamo un attimo il tempo per riprenderci da questa situazione, ma io un po' ce l'ho di mio di essere sempre positiva. Ma certo, ma bisogna essere così, altrimenti. Ma penso anche di aver fatto bene e credo che comunque oggi, io so che tante aziende non sono andate in produzione per tanti motivi, no? Con la collezione invernale, Beh, forse ci sarà mancanza. qualcuno ha pensato di rivisitare la collezione già esistente per il prossimo, appunto, Inverno. autunno-inverno. Perché c'è l'invenduto, per cui Adesso noi sai. stiamo preparando la collezione dell'estate prossima. E come, giusto che sia, qua, giusto che ovviamente, siccome sia. E noi tanti pezzi. dobbiamo spiegare sempre ai nostri spettatori che la collezione per l'estate, primavera-estate, quindi la Spring Summer 21, si presenta generalmente a Da settembre, luglio a durante settembre. da luglio a settembre tra le pre-collection, le collection Pre-collection e my durante le Fashion collection. Week, esatto. E Noi da qualcuno Riccardo Grassi proprio. usciremo a luglio con la collezione, però l'unica differenza è che quest'anno farò una collezione, ma lo faccio anche per rispetto al momento, nel senso che oggi non c'è bisogno di uscire con due collezioni, non serve. Invece è più importante fare una collezione, dare comunque un messaggio, ci siamo. Continuiamo perché il prodotto servirà, non è che non andiamo più a lavorare, cioè tutti ci dovremmo continuare a vestire, no? Certo. Ma poi guarda, vestirsi ti dà anche vestirsi bene è un momento anche emozionale, ti riempie di gioia, ti riempie lo spirito di buoni nuovi propositi e anche dal punto di vista psicologico serve fare shopping. Assolutamente, no, no, assolutamente, ma infatti sicuramente Infatti lo dobbiamo porta. invitare tutti a fare shopping. Fortunatamente c'è una larga fetta di mercato appunto di mercato che può permettersi di andare a fare shopping e deve farlo. Sì, ma Perché sono tante le giusto di attività, cioè mettere nel in senso circolo, giusto di mettere in circolo la liquidità, il denaro, fare perché poi. shopping, andare al ristorante, ricominciare a Esatto. uscire, perché ce n'è bisogno, cioè il paese ha bisogno di rimettere in circolo la liquidità, questa è la cosa più Assolutamente importante. sì, assolutamente sì. E quindi Federica, fammi vedere, allora, vogliamo un attimino raccontare quale sarà, allora, visto che i nostri spettatori non conoscono né la tua collezione Fall Winter, perché appunto andrà in boutique dal prossimo, a questo punto dovremmo dire dal prossimo quando, perché sino alla prepandemia andavo in boutique già da Allora, luglio. normalmente noi fra diciamo 10 giorni stavamo già in boutique. Non abbiamo cambiato così tanto le date. Ovviamente faremo scegliere ai negozi, daremo la possibilità ai negozi Perché ad di. esempio Armani ha detto non dovrà più esistere, che a luglio vediamo i cappotti in vetrina, così come a gennaio i costumi. Cioè, questo è un messaggio molto chiaro. Penso che il messaggio serve proprio per far ritornare un pochino dei tempi della moda più calmi e più tranquilli, e anche per avere la possibilità di vendere meglio questi prodotti e di non arrivare a questi sconti, questi saldi, tutto così veloce. E come dici tu, poi ad agosto ritrovarti solo. È normale che, come tu sai, è da sempre stato così nei negozi, specialmente di villeggiatura dove si va in vacanza, ci sta che il Certo. capo invernale, il negoziante lo presenta ad agosto. Perché? Perché la cliente gli fa piacere comunque comprare l'anticipazione. Ma Ad esempio l'anticipazione non vuol dire avere tutto un negozio di Ortina, collezione Fortunato, invernale. Portofino, Capri, è tutto così, è vero, guarda, effettivamente è Infatti noi strano. abbiamo posticipato, diciamo, di un mese, usciremo con la collezione invernale a luglio, per chi ne ha bisogno, ovviamente, e poi tutti gli altri negozi, se non la vogliono ricevere a luglio, ce l'avranno a settembre normalmente.
così inizieranno la stagione, hanno la possibilità di portare avanti però all'estivo e avere un pochino più tempo, perché specialmente questi 2 mesi che hanno perso, chiaramente dovranno in qualche modo recuperarli, e noi auspichiamo che ciò accada. Sì, infatti subito dopo l'intervista andremo tutti a fare shopping. Ci proviamo, assolutamente sì. Sì. Ci proviamo. E invece, appunto, parliamo della tua collezione della Fall Winter, l'autunno-inverno 2021. Cosa ci racconti? Cosa ci proponi per la tua nuova collezione autunno-inverno? Allora, l'autunno-inverno, vabbè, il mio sempre una parte, diciamo, di mio core business delle collezioni invernali sono sempre il blazer e pantaloni e la maglieria. La maglieria è una parte integrante. Ne faccio tanta e cerco sempre di farla con dei tagli fashion. Adesso magari faccio anche vedere qualche immagine, così devo... Beh, sì. Aspetta, sì. Perché qui lo showroom è tutto in questo momento abbiamo ancora la merce estiva, perché come tu immagini l'abbiamo vista poco anche noi. Allora, eccoci qua, vedi, queste sono le mie maglie invernali, le riesci a vedere bene? Stupende, sì, molto bene. Quindi se le vedo bene io, le vedranno bene anche i nostri. E questa è un'altra. Sì. Vedi, incrociate. E poi non mancano mai. Il bianco, ovviamente, è sempre un colore molto chic, molto raffinato, che sta bene, a mio avviso, a tutte. Eccoci. Vedi, faccio sempre questa maglieria con... Questo, diciamo, gioco così di... Un po' fashion, no? Con dei tagli... E poi, sì, ovviamente, aspetta, faccio vedere. Ho visto esattamente questo dolce vita particolarissimo che ha un design della pagina successiva. Questo? Sì. Sì, questo ha un collo staccato solamente da una parte. È stupendo, questo è bellissimo. Guarda, l'ideale ad esempio per me, per non sentir freddo. Sì, perché ti riesca... Invece questo qui è un pochino, vedi, più scicchettoso da indossare anche la sera, per avere comunque una maglia calda. Ma fashion. Sì, la puoi indossare in ufficio, esci dall'ufficio, vai a farti la pericena e quindi lo puoi indossare tranquillamente. E i colori, quindi abbiamo visto il bianco, abbiamo il visto bianco, ma poi c'è sempre, vedi, eccoci qua, questo è un altro, è un grigio, è dove un quest'inverno ce ne sarà tanto. Esatto. Ci sarà tantissimo grigio, vedi, questo sembra apparentemente una maglia semplicissima, adesso fartela vedere in foto non è facilissimo spiegartela, però poi ha un giro sceso sul braccio, questo scollo a V che viene riportato anche sulla schiena. Quindi ha lo stesso scollo un po' sexy sia davanti che nella parte posteriore. Molto bello, molto bello. Adesso sto lavorando invece su tutta la parte di maglieria più leggera, perché sto lavorando, vedi queste tirelle che ti facevo vedere, che vedevi prima? Sto lavorando sui colori della prossima estate. Stupendi, bellissimi. Allora, quali saranno la prossima primavera estate? Cosa ci propone la Federica Tosi? Lo volete già sapere. Allora, intanto sarà una collezione, come ti stavo dicendo prima. Io vedi, mi sono messa talmente vicina allo schermo per guardare. Perché tu vuoi sapere qualcosa in più. Allora, intanto sarà sicuramente una collezione essenziale, fatta con tutti, diciamo, i miei best seller, con i miei capi importanti, revisionati. Perché... sì, sicuramente sì. E poi, dato che quest'anno comunque non abbiamo fatto tantissime né diciamo, feste, ma neanche matrimoni, non c'è, ci sarà sempre comunque la parte di vestiti da sera o comunque tutte, insomma, le mie sete. Tu vuoi Beh, venire? Ma noi sogniamo di tornare sui red carpet, al di là dei certo. Matrimoni, no? Proprio l'altro giorno... la scorsa settimana il presidente del Veneto Zaia ha annunciato che si farà il Festival del Cinema di Venezia. Assolutamente sì, ma sono sicura che continueremo a sognare a vedere dei bellissimi abiti, forse quelli che non abbiamo visto fino adesso, no? Sì, e ci sembrerà tutto molto più bello perché ci è mancato e ci manca. Vedi, questo è il pannello dove sto lavorando adesso. Ah, ecco, proviamo a zoomare le immagini, così. Qualcosina, non tutto. Questa è una parte dei colori che stiamo usando. Wow. Questi colori sono a dir poco stupendi. Bellissimo, bellissimo. Non ho finito ancora di colorarli, quindi... E poi invece di qua c'è la parte ancora dell'estivo, che sta ancora qui, che ci aspetta.
con il rosa che quest'anno impera. Sì, il rosa quest'anno è andato benissimo. Eh sì, io dovrò iniziare a fare shopping, perché visto che finora è stato tutto, tutti i negozi sono stati chiusi, spero di riuscire a trovare qualcosa anche nelle boutique. Il verde è straordinario. Questo è il mio trench di pelle, esatto. Il mio must. Che è bellissimo, molto bello. Faccio vedere il particolare, che si staccano le, vedi? Si stacca e diventa un gilet. Ecco. Ah, ecco, fantastico. Quindi, ecco, questo mi mancava, ancora non l'avevo visto in giro. Questo è un capo continuativo che noi facciamo già da due collezioni, lo continuo sempre a portare perché effettivamente lo facciamo in tantissimi colori. Guarda, questo è il cammello. Aspetta che te lo faccio vedere, scusatemi. Molto, molto bello, molto bello. E sono capi, comunque è un capo versatile che comunque puoi usare a gilet, puoi usare a giacca e volendo lo puoi usare anche ad abito. E aggiungo che da noi in Sicilia lo puoi usare in tutte le stagioni, perché qui fa fortunatamente sempre caldo, si sta bene, per cui diciamo che è un capo che non conosce stagione. Assolutamente. Guarda, che bella. Paradossalmente anche d'inverno, anche d'estate, tu penserai, ma come, un capo in pelle d'estate? Sì, perché da noi se vai su ad alta quota, sull'Etna, si toccano anche 5 gradi ad agosto. Lo so, perché io ho un negozio bellissimo, le signore in me, che è un negozio di Catania, che me lo dicono sempre. Quando vengono a comprare la collezione mi dicono, da noi fa caldo, Federica. Beh, potresti pensare ad ideare una collezione dedicata alla Sicilia. Ma guarda, alla fine la Sicilia rientra come tanti paesi internazionali, no? Quindi comunque quando noi costruiamo una collezione pensiamo sempre ai paesi dove va distribuita. Quindi chiaramente i pesi, anche in un invernale abbiamo sempre dei pezzi che sono di un peso molto più leggero rispetto magari a un peso da Nord Italia, no? C'è una grandissima differenza, ma già da Roma in giù, rispetto a anche le giacche, per esempio le giacche è proprio l'esempio. Noi c'è un certo tipo di giacche da Roma in giù non le portiamo proprio. Cioè tu metterai un montone a Roma, lo metti forse due volte l'anno. Pensate, in Sicilia, che è ben conservato dentro gli armadi, tu parli del montone, ma anche i cappotti in lana, insomma. Anche dei cappotti più pesanti, infatti io faccio spesso delle cose perché penso alla mia temperatura, però poi mi rendo conto, viaggiando, perché viaggio tanto e quindi comunque sto sempre tra Milano, comunque vado al nord perché poi ho le aziende con cui lavoro, che stanno proprio tutti in posti veramente dove fa freddo, che quando arrivo io con il mio treno da Roma mi muoio di freddo, cioè mi rendo conto che la giacca serve e serve la giacca pesante. Quindi quando tu pensi a una collezione devi pensare a tante cose, a tanto dei pesi. Beh, ma tu sei brava, in questo sei riuscita a captare le esigenze del mercato trasversalmente da nord verso sud. Ma dimmi una cosa, Federica, quindi te sei presente non soltanto, raccontiamo un po', il tuo marchio è presente? Sono presente in moltissime best shop della Camera Bayer italiani e anche negozi che non sono, anche se non fanno parte della Camera Bayer, ma che sono dei negozi bellissimi. E, diciamo, in l'Italia quasi tutta, no? È quasi tutta coperta l'Italia, quindi sì, tranne qualche zona che ancora. Le bandierine siamo riuscite a posizionare. Ci sono sempre delle bandierine da mettere. Io in ogni stagione ho sempre delle bandierine come allora, missione. visto che io sono siciliana, da buona siciliana, ti chiedo: allora il tuo brand è presente in Sicilia, abbiamo detto, a Catania, da Elmè, dai Elmè, Linardelli, abbiamo Elmè da Parigi a Taormina. da Parigi a Poi, Taormina. spostandoci su Siracusa, siamo presenti? No, vedi che c'è una bandierina da mettere? Beh, ma Ortigia sicuramente è da tenere in Lo diremo a considerazione. Grassi, va bene. Sì, è in considerazione. E invece nella zona del Ragusano sei presente lì? No, credo che abbiamo solamente per l'altro negozio, non abbiamo tantissimi negozi in Sicilia. Credo che abbiamo Beh, qui Parisi a Taormina, Elmè di Catania e poi credo forse dell'olio e basta. Palermo, beh, sicuramente hai, come dire, l'eccellenza da completare. Hai l'eccellenza sul territorio, ma che va completata, Va perché comunque abbiamo. completato. Beh, ma questa, vedi, è un'occasione. Vieni, scendi giù in Sicilia, ti fai le vacanze. Va bene. A breve vieni a farti le vacanze qui da noi e con l'occasione magari incontri nuovi
nuovi tuoi clienti, no? Assolutamente sì, assolutamente Poi sì. ne vale la No, ma pena, cioè. comunque ogni calcola che sempre quando tu inizi una campagna vendita, poi io sono molto attenta alla parte commerciale, quando tu inizi comunque una campagna vendita hai sempre davanti a te degli obiettivi, quindi io ogni stagione dico, allora quest'anno devo fare ce ne sono sempre, no? Ci stanno sempre, poi comunque l'Italia è grande, ma poi tu pensa che c'è l'Italia e in più c'è tutta la parte del mondo Allora, internazionale. guarda, qui se leggi ci arrivano dei suggerimenti, Oddio, è voglio vero, dare certo, cioè, anticipo. mi sono dimenticata uno dei più importanti. Tutti me lo Trapani. ricordano, però. È vero, ho Modest. Sì. Ah, bene, sai che ad esempio, vedi, questa è un'altra occasione per scendere in Sicilia, vai a Trapani e poi da lì ti ricongiungi a Legadi, ti fai un giro tra Favignana, Levanzo. Vedi, questa è l'occasione giusta per il connubio perfetto. La Sicilia è il connubio perfetto, lavoro, vacanza. Lavoro, Peraltro vacanza. vedo che ci legge anche il nostro amico Antonio Gallo, Ciao. mister Antonio, un bacio anche a te che è in collegamento in questo momento, sta seguendo la Sì, nostra ma ho visto diretta. veramente un sacco di persone, veramente Sì, non sono siamo tante. riusciti a leggere, però. Però guarda, dalle tue parti abbiamo visto che ci sta anche un'altra tua cliente che ti adora, che è appunto lei si chiama Elvira, ma qui esce con un altro cosmopolitan.it, ma lei si chiama Elvira. Abbiamo anche l'artista Arturo Delle Donne che ci sta Sì. seguendo. Arturo, per il momento Federica produce soltanto per le donne, presto anche la moda uomo. E poi No, la moda uomo no, non ce la abbiamo posso fare. no, vabbè, mai dire mai. Poi abbiamo il già sindaco del comune di Taormina e il già vice sindaco del comune di Taormina, mia Wow. cara. E quindi sì, Mauro Passalacqua è stato sindaco di Taormina, così come la nostra amica Pina Raneri. Vedi, anche Taormina è con noi e poi beh, Assolutamente. ce ne sono tanti. Adesso scorrendo, sto cercando di Eh sì, perché abbiamo individuare. parlato veramente interrottamente, quindi io non ho letto nulla. Qualcuno scrive colori pazzeschi, voglio tutto, che meraviglia. E poi anche 53.0, la nostra amica di 53.0 che produce accessori in marmo, stupendi. E Wow. per alcuni, sì, lei appunto ha questo rapporto di sinergia, appunto questo rapporto professionale con alcune delle maison italiane più importanti, come Alberto Zambelli, come tanti altri, adesso non posso ricordare a memoria Vabbè, tutto, però certo. sì, quindi insomma sono tanti che ci stanno seguendo. Bene, ma adesso Federica, te l'ho detto, tu sei molto amata. Non soltanto per il tuo stile, per le tue collezioni, ma sicuramente anche per la tua grande simpatia e il tuo modo di Ti fare dico anche che che mi è andata via la luce. Vabbè. È andata via la luce, però va bene, il telefono però Allora, c'è. io ti dico, è andata via la luce, ma non si vede perché già te emani così tanta luce che non hai bisogno di averne Grazie. dell'altra. Sì. E quindi adesso Federica, invece, i tuoi prossimi appuntamenti alla luce di queste novità che ci hanno rivoluzionato e veramente le agende, perché anche noi ci ritroviamo un po' confusi, però continuiamo a navigare verso una rotta che Adesso un tempo ci come ti porterà. dicevo, usciremo con la collezione SS21, quindi il prossimo appuntamento sarà intorno a metà luglio, dove inizieremo a vendere questa collezione. Adesso capiremo se in maniera digitale o se invece potremmo ricominciare ad andare in showroom. Comunque sicuramente ci stiamo strutturando per la parte digitale. Come tu sai, Camera Moda ha lanciato questa nuova edizione speciale, appunto causa emergenza sanitaria, che è appunto la Milan Digital Fashion Week. Hai pensato di in qualche modo farne parte attraverso il mondo Perché del no? digitale No, ho con le fatto, come tu presentazioni? sai, insomma, che ho fatto spesso tanti progetti, no? Quindi, perché in un momento come questo non fare qualcos'altro? Assolutamente sì. Tra l'altro, Vediamo. questo è un momento in cui diciamo, i brand più recenti, i giovani brand, vanno ancor più messi in evidenza perché, diciamo chiaramente, voi costituite il nostro futuro, cioè quello che è la moda del presente oggi, ma anche del futuro.
Per cui è importante Beh, il supporto da parte, certo, il supporto serve sempre. Ma poi credo che sì. comunque, sì, assolutamente. Quindi credo che comunque in un momento del genere è ovvio che già in una normalità, no? Un brand più giovane ha sempre bisogno di una cosina in più rispetto magari a dei grandi nomi, no? Per farsi conoscere. Però detto questo, se si possono fare dei progetti magari dinamici e digitali che ci danno la possibilità anche insieme ad altri, anche più brand insieme, no? Certo, assolutamente sì. Io dico sempre che dai momenti di negatività bisogna trarre gli aspetti positivi, perché ogni momento ha il proprio aspetto positivo. E parlando di aspetti positivi, sto leggendo che il già vice sindaco di Taormina mi scrive, scusami, sto leggendo che mi scrive che oggi il Teatro Antico è stato riaperto. Il Teatro Ah, Grande di Taormina, finalmente. quindi... Eh sì, perché anche quello è stato chiuso fino adesso e comunque sono stati andati annullati causa forza maggiore tutti gli eventi della stagione estiva. Ah, una sorpresa, noi sul fronte Tao Moda, va prima che manca Tao Moda, Tao Moda, il periodo di Tao Moda, come tu sai, è luglio, la Tao Moda Week si tiene a luglio proprio perché noi chiudiamo il calendario delle rassegne internazionali di moda e per quest'anno ci sarà un'edizione speciale che annunceremo presto ai colleghi della stampa. Al Siamo momento teniamo... curiosi. Eh sì, al momento teniamo tutto top secret perché stiamo proprio lavorando sul progetto innovativo, ma siamo, insomma, i riflettori non vanno mai spenti. Tuttavia, vanno direzionati in altro modo, però mai spenti. E allora, Federica, Mi ha fatto veramente piacere. ti ringrazio per questa piacevolissima chiacchierata e per esserti dedicata a noi per questa mezz'ora, ritornando Dai. in ufficio di sabato, anche te come la scorsa settimana Alberto Vanuzzo, però valeva la pena fare l'intervista appunto all'interno della tua location, nel tuo mondo del lavoro, far Lo vedere diciamo cosa... quando me l'hai chiesto? Beh, ma tu lo sai che tutto ciò che accade last minute poi è quello Tanto, che... tanto sapevi che non potevo dirti di no. Lo so, però effettivamente, sai, ho pensato che diventava una cosa diversa, carina, No, mi ma sono sembra. contenta, l'ho fatta veramente volentieri, sai che poi a parte te l'ho detto quando siamo partite, che avevo già questo ricordo con te che mi mette comunque gioia. Porta anche fortuna. Guarda, io dico grazie. Sì, porta fortuna, per cui diciamo che quest'altro nostro incontro su piattaforma social lo voglio Chissà, vedere come... Sì, è di chissà. buon auspicio. Chissà che cosa accadrà, Che mia cara. combiniamo? Sì, qualcuno qua ci invita a combinare qualcosa insieme, ma non sanno che noi Sì, già già abbiamo l'ho letto. tanti programmi in mente da portare avanti. Federica cara, allora un bacio a distanza. Anche a te In e a attesa di tutti quanti che ci hanno riabbracciarti seguito. presso in Sicilia, è un saluto a tutti, buon weekend e ci rivediamo sabato prossimo, sempre su questo schermo, con un nuovo personaggio. E chissà chi sarà il nuovo personaggio della prossima settimana. Inviteremo anche te a seguirci. Va bene, Agata, verrò. A Cara, a presto. Ciao, presto, buon grazie. pomeriggio. Ciao cara, Grazie, ciao, ciao. grazie a te, ciao.